Bentornati carissimi amici a una nuova puntata di Un ponte tra Italia e Russia e oggi sono molto contenta di fare un'intervista su un tema che mi sta molto a cuore, che è la traduzione, che è la letteratura, che è la poesia, ma che è anche la Russia, se vogliamo, e le lingue. Presento subito il mio ospite di oggi, con cui affronteremo questi temi interessanti. Parleremo con Mario Ferrari, scrittore e traduttore. Benvenuto, Mario. Benvenuto, grazie a voi, grazie dell'invito. Buonasera a tutti i suoi telespettatori e naviganti di internet, insomma. Sì, il tema, come ho detto prima, per me è molto importante quello della traduzione, perché l'ho già detto in alcune occasioni, però magari non tutti i miei iscritti lo sanno. Io sono laureata proprio in traduzione e interpretariato. Ad ogni modo, quando si parla di letteratura, di poesia, è un mondo talmente tanto russo senza il quale non possiamo capire l'anima russa. Quindi, di cosa parleremo esattamente? Di un'opera interessante, perché si tratta della traduzione di Mario Ferrari del Yevgeny Onegin, che, come sapete, è quest'opera di Pushkin, è un romanzo in versi. E quindi, Esatto. sì, che poi, giusto due parole, si tratta di un'opera, come molti di voi già sanno, importantissima, direi centrale per tutta la Russia, per tutti i russi, per tutte le persone che studiano russo, anche per me quindi. E come nasce l'idea di tradurre quest'opera che non è per niente facile, anche se i russi dicono che quando la leggono o la recitano scorre come l'acqua, amano dire così dentro, cioè talmente naturale e musicale, però ovviamente non è per niente facile. Come le è venuta in mente questa cosa, Mario? Ma allora, è stato un percorso di avvicinamento intellettuale al mondo russo, nel senso che io per necessità lavorative, per piacere, ho imparato il russo, ho imparato a parlare, ho imparato a scrivere in russo e ho imparato soprattutto a prendere contatto con la letteratura russa, perché io sono laureato in lettere. Però in lettere italiane, diciamo, in lingua italiana. E il mondo russo, da quando ho scoperto la lingua russa, mi è capitato un po' come è capitato a Tommaso Landolfi, insomma, che è stato un eminente traduttore della lingua russa. Lui dice di aver scoperto, ha detto lui durante la sua vita, è stato forse uno dei più importanti traduttori dal russo all'italiano. E lui ha detto: ho scoperto l'alfabeto cirillico. Ho scoperto quindi questo valore di alfabeto differente rispetto a noi, che però è stata la chiave di accesso ad un mondo completamente differente da un punto di vista proprio linguistico, ma così denso di valori, così denso di profondità, che una volta che uno è entrato in questo ambito, insomma, diventa veramente una nuova vita, insomma, ecco, una doppia vita, perché non solo la letteratura italiana, non solo quella inglese, ma anche quella russa. Ecco. E questo è stato il primo, diciamo, il primo passo che mi ha portato. Dopodiché mi sono abituato a leggere Pushkin, perché Pushkin è veramente come l'acqua. Io sono davvero concordo con quello che dicono i parlanti, diciamo, nativi di lingua russa. Che una volta che ti è entrato sotto pelle diventa una musica. Mi sembra quasi di leggere sotto certi aspetti, è come se leggessi Mozart in rima, insomma. Ecco, ho avuto una sensazione di questa natura io. E veramente è stata una cosa che mi ha davvero emozionato. Sì, la posso immaginare, la posso immaginare perché io, a parte la mia esperienza giornalistica di tanti anni, però per me le lingue, il testo è quello che c'è in comune, fra l'altro, fra giornalismo e traduzione. C'è sempre il testo che per me è fondamentale per l'uomo, anzi, secondo me è proprio l'espressione più importante che ha l'uomo, l'anima dell'uomo, perciò io.
Impazzisco per tutto ciò che riguarda le parole e il testo, però ho sempre ritenuto, studiando anche traduzione, che la poesia fosse intraducibile. Cioè io per delle fasi ho avuto dei periodi in cui non credevo nella traduzione dei versi. Mi spiego, cioè tradurre la prosa è un conto, tradurre una poesia è tutto un altro tipo di sfida. E quindi io ho visto una sua intervista dove lei ha detto che io non sono un poeta che traduce un poeta, ma io sono al servizio di questo, di Pushkin, di questo grande poeta. Quindi lei Certo, nella sua certo. traduzione, lei come vede la traduzione di un'opera in versi? Ha voluto trasmettere le sue priorità, quindi la musicalità, il ritmo, le sensazioni, cioè sono tutte componenti che devono esserci, ma lei cosa Sì, vede al esatto. centro? Ma io penso che parlare in un'altra lingua di poesia o scrivere in un'altra lingua di poesia significa, per certi versi, è come descrivere la musica ascoltata da altri. Quindi si tratta veramente di una operazione di grande umiltà, innanzitutto, perché accostarsi ad un testo come quello di Puškin, una volta che ti è entrata sotto pelle, diciamo così, l'emozione della musicalità puškiana, talora alcuni traduttori del passato dicevano, in primis appunto dell'Andolfi, ma anche altri, anche credo Logatto, dicevano che un verso di Pushkin ti si scioglie da sotto la lingua. È davvero un'esperienza. Ecco, forse questa frase fin da ragazzo mi ha emozionato, perché sentivo tanto l'inaccessibilità a poter conoscere la realtà della musica di Pushkin, e parlo anche da poeta, insomma, in questo senso, nel senso da colui che ama scrivere, insomma, in rima. E quindi mi sono detto: ma questa inaccessibilità del verso pushkiano è un mistero, soprattutto per un italiano, per uno che ha scritto e che ha parlato di Dante. E quindi naturalmente accosto spesso l'Eugenio Onegin, io lo chiamo Eugenio perché ho voluto anche italianizzare il nome, ma poi spiegherò perché c'è una ragione molto concreta che Puškin stesso suggerisce, quella proprio di usare il nome Eugenio anche nella vita. Perché se notiamo, il nome Eugenio si presenta nella rima per un certo numero di volte, parecchie volte. Anche quello è stata un'altra scelta, diciamo, di traduzione. E quindi questo per dire che è stata una sfida, innanzitutto, ma dirò una necessità sotto certi aspetti. Perché mi ero abituato a leggerlo in russo e quando leggevo le traduzioni italiane, non in rima, innanzitutto, o quelli che ci hanno provato in rima hanno dichiarato di non conoscere il russo. È stata un'intervista di un famoso poeta italiano che ha provato a tradurlo in rima, ma si è dovuto avvalere di una professoressa di lingua russa che conosceva bene il russo e che gli ha suggerito determinati passaggi che lui ha interpretato dal punto di vista poetico, essendo un grandissimo poeta italiano. Però è un'operazione in qualche modo più sul versante della poesia italiana, cioè più utile per una induzione, diciamo, ispirativa di un poeta che, affascinato da Puškin, ha tradotto, ma udendo non frasi originali, ma udendo frasi suggerite da una persona, insomma, in qualche modo, da quanto ho capito di questa operazione che è stata fatta negli anni 70. Poi ci sono state altre operazioni, ma in versi liberi. L'unico Infatti. che ha fatto i versi in rima è Ettore Logatto, che ha fatto un'ottima traduzione, Esatto, che è indubbiamente quella una traduzione più utilizzata, diciamo, quella più. utilizzata in endecasillabi, però anche lì, naturalmente, come in tutte le cose, nelle traduzioni, poi ciascuno ci mette di suo, insomma. Io, leggendolo ampiamente in originale, per esempio anche l'inizio, se volete posso leggerlo in originale, per dire, mi scuseranno i russi presenti, che compresa lei soprattutto,
l'accento, però per esempio l'inizio di Puškin è proverbiale, il primo, la prima stanza, diciamo, che tutti qui i russi conoscono a memoria, è un po' come per noi la Divina Commedia. Quindi intendo dire, mi ha spinto proprio il fatto che leggendo l'originale dicevo, ma no, secondo me manca il ritmo, secondo me manca la rima, una rima più sciolta, e ho voluto proprio cercare di essermi, di mettermi al servizio del grande maestro, cioè di Puškin, perché secondo me, io lo sentivo profondamente in originale e ho detto, provo a tradurlo in versi, e così è stato. Così Dopodiché l'ho fatto leggere ed è stato approvato, è stato pubblicato. Ho ricevuto un grandissimo complimento, ma non dall'Italia, in parte anche dall'Italia, però direi soprattutto dalla Francia, da Parigi, da uno dei più importanti traduttori di Puškin e della letteratura russa in francese, però, un professore della Sorbona, che mi ha fatto parecchi complimenti, insomma, questo mi è piaciuto molto, Eh che certo, una insomma. persona fuori dall'Italia abbia apprezzato la mia umile traduzione. Sì, infatti sono soddisfazioni. Sì, il fatto di tradurlo è stato tradotto Pushkin, Evgeny Onegin in prosa più volte. Effettivamente questo però non trasmetteva il ritmo che per un'opera come è Evgeny Onegin è fondamentale. Quindi non si tratta appunto solo di tradurre concetti che si possono avvicinare magari in qualche modo a delle sensazioni, a delle immagini, a delle sì, a diverse situazioni, perché sappiamo la trama non è molto complicata, è più che altro il ritmo e la parola stessa che affascina e che colpisce, conquista, Esatto. che conquista il lettore. Quindi effettivamente venendo a mancare il ritmo si perde praticamente la magia, se vogliamo, di questa opera. E io volevo proprio approfondire con lei questo aspetto della rima in generale, della poesia, dell'importanza per i russi di leggere, per esempio, tante poesie, di sapere a memoria molte poesie fin da piccoli, tutt'oggi in Russia è così. Lei che cosa ne pensa di questo amore dei russi per la poesia e per la metrica? Che idee si è fatto? Come mai ai russi piace così tanto recitare poesie a memoria quando ci si vede, ci si incontra? E ripeto, anche già fin da bambini si conoscono molte poesie a memoria. In Italia non è proprio così. Ma io che ho avuto modo di conoscere e parlare per varie ragioni con persone appunto della russe che frequentano la letteratura e la cultura russa, mi sono fatto questa idea molto precisa e la riassumerei in una parola sola, civiltà, civiltà. Si sente che un qualsiasi persona, io parlo anche per ragioni di lavoro, anche eccetera, di lingua russa, è una persona di cultura. E questo veramente affascina. Cioè, noi diadi assami cesni pravi, kadani shuk, kadani mog, nubacassi piasastavi, iluce vidumat nimog. Ecco, tanto per cominciare a rompere il ghiaccio con Puškin, no? Ecco, questo inizio lo sanno tutti. Ma lo sanno tutti perché, secondo me, la letteratura russa viene trattata in modo molto serio, cioè non è evasione. In molti casi per noi la letteratura italiana è una letteratura dove a scuola te l'hanno insegnata e poi magari l'abbandoni, insomma, o comunque ci sono gli appassionati che la perseguono, ci sono persone. Però l'impressione che ho avuto io rispetto alla Russia è che per una persona russa l'Onegin esiste, cioè se citano l'Onegin, se citano un verso di Puškin, Puškin è al tavolo con loro, cioè c'è questa presenza quasi carnale del personaggio, non dico del poeta, ma anche dello genio Onegin. Cioè, ed è questa, O di Tatiana, mi O di Tatiana, cioè vengono proprio paragonati anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni. E questo è bellissimo.
Cioè, a noi non è mai capitato, non mi è mai capitato un italiano che paragona, non lo so, un personaggio dei Promessi Sposi, tanto per fare un esempio di un, in un ambito proprio di una cena o di un pranzo, di Vita qualcosa, quotidiana. no? Della vita quotidiana, esatto. E questo è molto bello, ma secondo me io lo riassumerei in una parola sola, civiltà. Civiltà, grandissima civiltà, grandissima coscienza della civiltà e grandissima serietà nella letteratura. Non a caso tutti i più grandi geni del romanzo non hanno scritto romanzi, adesso si chiamano fiction, no? Come per dare l'idea che è una finzione. Ecco, questa parola è una parola fuorviante sotto certi aspetti, perché deriva dal latino, naturalmente, come tutte le parole mutuate dalla lingua inglese. Però ci fa riflettere anche sul fatto che questa fiction è una finzione, non è realtà. Ecco, per i russi il romanzo non è fiction, perché se andiamo a vedere non so, il principe Mishkin dell'Idiota di Dostoevskij, piuttosto che Guerra e Pace, cioè, piuttosto che altri personaggi, grandi personaggi del romanzo russo, sono personaggi che sono diventati come una specie di educazione alla vita, secondo me. Sì, io Ecco. sono d'accordo su questo perché secondo me il ruolo proprio dello scrittore era inteso, secondo me, in maniera differente rispetto ad altri paesi, oppure se paragoniamo i nostri due paesi, l'Italia e la Russia, non è solo narrare storie, ma è qualcosa di molto più complesso e direi io di più, se vogliamo, totalizzante, cioè ogni opera che veniva scritta, perché, come dico io, questo praticamente è quasi riconosciuto ovunque, che i più grandi capolavori della letteratura sono russi, se vogliamo, come la più bella scultura, architettura e l'arte visiva italiana, possiamo fare questo parallelo, bene, la letteratura i russi perché erano forti, perché secondo me avevano questo ruolo, se vogliamo, di guida, lei prima citava la parola educativo, sì, qualcosa che doveva proprio guidare la società e io direi migliorarla, quindi lo scopo non era solo narrare una storia, ma raccontare una vita da tutti i suoi punti di vista, qualcosa di complesso, una lotta proprio per capire i valori, tutti i valori, anche il male, non solo il bene, ma anche per migliorare. Quindi Certo. vediamo che ogni storia, ogni romanzo non è un semplice romanzo, ma è appunto un capolavoro. Se prendiamo anche Anna Karenina, lei citava Guerra e Anna Pace. Karenina, Cioè sono esatto. cose veramente, come ho detto, totalizzanti. Cioè si riesce a parlare di tutto, delle cose più importanti. Cioè si riesce a riempire e a far stare in un libro, in quelle pagine, una vita, tante vite. E questa lotta, secondo me, per migliorarsi. Quindi sì, ma fatto questo è un po' quello che penso io ed ecco perché la letteratura è così importante anche oggi per i russi. Il testo non è un obbligo, come diceva anche lei, non è solo il compitino per casa, è proprio una cosa che fa parte della vita di ogni russo ed è normale che far parte di questo bel mondo così bello e complesso che è il testo, la letteratura. Quindi Anche perché secondo me, mi permetto di dire, intuisco che esiste come una specie di muro invisibile tra realtà e finzione, che nel romanzo russo cade. Cioè questo muro che divide un romanzo come libro a sé, no? Finzione, e la vita di tutti i giorni, secondo me i grandi capolavori russi sono l'espressione di un travaglio, diciamo così, o di un progresso spirituale collettivo. Cioè, arrivano nel momento giusto in cui questo matura questo frutto. E secondo me l'Onegin è proprio un esempio, forse un prototipo, forse un archetipo di questo modo di intendere la letteratura. Cioè, la letteratura è intesa come un qualcosa che tutti stanno cominciando a fermentare, a pensare, e che poi arriva il genio che fa come dire, una sintesi di tutto quello che tutti pensano, e trae il capolavoro che è un esempio, un paradigma per tutti. Secondo me l'Onegin è stato questo. È stato, lui ha sintetizzato, ha sublimato in poesia
quello che stava avvenendo nella Russia e ha creato una specie di coscienza collettiva, ma secondo me si percepisce, con una modernità assoluta, perché secondo me è un romanzo modernissimo. Ah, ecco, questa è una cosa interessante. Io racconto giusto il mio incontro con Yevgenia Onegin, un aneddoto. Ero più piccola, mi trovavo in Dacia, in questa casa di campagna, e con i vicini, con altri bimbi, con anche mia madre e altri parenti, abbiamo iniziato a leggere tutti insieme, ci siamo seduti in cerchio, Yevgenia Onegin, passandoci il libro. Uno leggeva una strofa, una pagina, e ce lo passavamo. Io mi ricordo benissimo quelle sensazioni, per me non era per niente facile, anche se sapevo già il russo, io sono bilingue. Ad ogni modo, ecco, secondo me è un'opera che va riletta, ovviamente va riletta, dipende molto dall'età, quello che ci trasmette, quello che riusciamo a capire in più rileggendo queste pagine bellissime. Però ecco, questo è stato il mio primo incontro. Io scherzavo sempre dicendo che no, per adesso non sono pronta. Cioè, mi sembrava un po' troppo complicato, ecco, però ero veramente piccola. Io quello che volevo appunto chiederle, possiamo dire che anche per gli italiani che leggessero la sua traduzione, leggere Pushkin e Evgenij Onegin è un modo per avvicinarsi al mondo della poesia russa e anche ai russi, perché se Pushkin rappresenta tutto, come dicono i russi per loro, Pushkin è naše vsё, si ripete sempre, no? In Russia. Pushkin è naše vsё. Possiamo dire che quindi leggere finalmente l'Evgeny Onegin anche in versi in italiano permette di avvicinarsi ancora di più, entrare come noi in questa mentalità, insomma, nello spirito dei russi. Cosa ne pensa? Io penso che l'Eugenio Onegin è una carta d'identità del mondo russo, strepitosa, perché esprime una modernità, un'apertura, una libertà di pensiero che è enorme, perché Puškin nell'Eugenio Onegin usa decine e decine di registri diversi. C'è una modernità dal punto di vista formale. Pur lui si crea innanzitutto lo strumento per creare il capolavoro, perché non dimentichiamoci che si era creato di fatto lui. La tetrapodia giambica, come la chiamano, no? Cioè quello schema metrico che ha determinato 389 stanze e con i tetrametri giambici, perché il giambo è un verso greco, giambo vuol dire iatto, deriva dal verbo greco iatto, vuol dire lanciare, no? Lanciare qualcosa, era il verso se vogliamo, dell'energia, chiamiamolo così, verso dell'energia. Quindi lui ha creato una classicità sapendo che non esisteva o comunque che non era del tutto ben definita, perché esisteva già un'accademia russa della lingua russa, nel senso, mi ricordo, ma esisteva, lui ha sintetizzato questa forma e ha creato appunto questo verso, no, di 14 tetramici, geramici, 8 sillabe. Novenario, ottonario, in senso se rima maschile o femminile, eccetera, e ha creato questo sistema metrico, un po' come diciamo così i nostri italiani che hanno creato, non so, l'ottava nei grandi poemi medievali, che è stata l'ottava, ha dato lustro a tutta la poesia medievale, piuttosto che le terzine dantesche, eccetera. Lui si è creato lo strumento. Quindi si è forgiato e questo gli ha consentito di creare il capolavoro, ma è riuscito a trovare una libertà, perché poi ci sono due, e se effettivamente io mi sono messo a tradurre anche perché capivo che nella lingua italiana non c'era quel ritmo che c'è almeno nelle traduzioni che ho letto io, non c'era il ritmo. Mentre io in realtà ho tentato di fare il ritmo. Se vuole posso leggere anche qualcosa, tanto per dare un'idea, insomma, ecco, Sì, proviamo, proviamo. che potrebbe essere. Ecco, questo è il libro, Eugenio Onegin. Ho voluto anche qui creare il blu, il nero, il rosso, il bianco, proprio creare qualcosa di differente. Non io, ma qui è stato il nostro
la persona che si è occupata della copertina, che ha voluto creare qualcosa di differente, tanto per dare un segno di modernità che potrebbe essere. Io ho tentato di fare, per esempio, per darle un'idea del ritmo, no? Potete poi leggere anche le traduzioni correnti. Potrei leggerlo in russo se vuole e lo leggo in italiano, tanto per dare un'idea del ritmo, che potrebbe essere un'idea se vuole. Per esempio, la quarta stanza, ecco, che è molto, molto, molto fluente, e anche se vogliamo, ha quell'effetto un po' di comicità, perché non dimentichiamo che in Pushkin c'è tutto, c'è la tragicità. Ma c'è anche la levità, la gaiezza, c'è una profondità filosofica, ma ci sono anche dei momenti, soprattutto allegri, quando sembra quasi che il ritmo cambi senza variare assolutamente la parte formale. E quindi anche questo è un miracolo, perché cambia il ritmo, lui passa dal pensoso al tragico del duello, alla levità, per esempio, dell'inizio. Per esempio, il quarto, la stanza numero 4. Когда же юности мятежной, пришла Евгению пора, пора надежды грусти нежной, месье прогнали за двора. Вот мой неги на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, in a canez u vide sviet. Om pa franzuski sa vergenno, mogis jas gnazza i pisal, di comarzurco tanzeval. I clagnazza ne prinus nenio, ce vos van bolsi sviet risil, sto on mien piocin mi. Cioè, questo ritmo bellissimo è molto, molto musicale, no? Adesso io l'ho letto da italiano, ovviamente, senza la competenza di un madrelingua, però è bellissimo perché scorre tutto, no? Si sente che c'è questo ritmo. È come Vediamo l'inizio, l'italiano. eh? In Sì, italiano. e poi vediamo come suona finché ci ricordiamo. Perfetto. Ma quando giovanile tumultuosa arriva per Eugenio già ragazzo, la tenera mestizia e speranzosa, Monsieur venne cacciato dal palazzo. Ed eccolo lo nieghi in qui da solo, con taglio indipendente e modaiolo, un dandy londinese di città, si vide finalmente in società. Ed egli fu in francese sì perfetto, che si esprimeva chiaro e scribacchiava, leggero alla mazurca si danzava e si inchinava sempre, sciolto e retto, che cosa si voleva al mondo è chiaro, che egli fu dotato e tanto caro. Ecco, questo vedo che il ritmo c'è la rima. Naturalmente non sempre è possibile poter tenere il novenario, perché il novenario italiano per sua costruzione è un verso che ha una trasposizione sonora completamente differente rispetto al novenario russo, perché la quantità sillabiche sono differenti, perché parliamo di due alfabeti diversi e di due sistemi differenti dal punto di vista pratico. E quindi, però, io ho voluto cercare il ritmo. Sì, c'è anche E fedeltà al testo. prego? E c'è anche la fedeltà al testo. E c'è la fedeltà al testo. Perché assolutamente io, ecco, una delle mie capisaldi è quando il traduttore si permette di fare il poeta. Ecco, fare il poeta di fronte a Pushkin è veramente come mettersi a cantare di fronte a Pavarotti, no? È come mettersi a cantare di fronte alla, facciamo un esempio più attuale, alla Netrebko, alla Anna Netrebko, no? Ecco, cioè, Certo. a un genio dell'opera. Allora, io ho cercato sempre, nel momento in cui ho notato appunto che nelle traduzioni italiane il ritmo diventa, se fai il novenario diventa una marcetta, perché se andiamo a vedere le poesie italiane in novenario sono poesie o del Pascoli o per bambini, cioè difficile trovare dei novinari che poi possono esprimere tutta quella gamma cromatica che Pushkin ha potuto mettere sulla pagina, in realtà. Per Certo. cui, ecco, questo è un po' tutta l'idea, ecco.
Ce ne sono tante, tante idee, ecco. È un libro che vuole suggerire, ecco, quella famosa musicalità cusciana. E io penso che certi passi ci sia, insomma, ecco, Infatti, ci sia che è quantomeno. importantissimo. Ma Mario, possiamo raccontare a chi guarderà la nostra intervista dove si può trovare la traduzione a questo libro? Allora, Eugenio Onegin è in tutte le librerie d'Italia, è edito dalla Torre dei Venti, gruppo editoriale Tabula Fati, ed è ordinabile in tutte le librerie perché è un grande editore, questo, un editore che ha pubblicato tantissimi libri e quindi ben distribuito, insomma, in tutta Italia. Basta richiedere. Eugenio Onegin, Mario Ferrari, La Torre dei Venti. Perfetto, Assolutamente. perfetto. Io chiederei a tutti gli iscritti, a tutti gli amici che guarderanno poi da casa questo nostro video, commentatelo, ditemi se avete mai letto una traduzione dell'Eugenio Onegin, perché mi interessa, se l'avete visto rappresentato anche nelle pellicole o a teatro. Quindi ecco, secondo me è interessante capire quanto conoscete quest'opera perché sappiate che è un'altra di quelle porte che ci fa vedere, ci fa un pochino entrare in punta di piedi in tutto quello che è il mondo appunto del testo russo, della poesia, ma anche dell'anima russa perché, ripeto, Pushkin rappresenta veramente tutto per ogni russo. Quindi se volete avvicinarvi a questo popolo, alla sua cultura, non si può fare a meno dell'Eugenio Onegin. Io volevo ringraziare Direi, tantissimo. Sì. aggiungo solo una cosa. L'Eugenio Onegin, Pushkin, la letteratura russa sono la base di tutta la nostra civiltà umana. Ecco, sappiatelo Quindi bisogna conoscerla. bene perché ci sono delle letterature, c'è letteratura e letteratura. Ci sono delle letterature che sono imprescindibili per l'umanità, cioè per l'umanità. Per tutta l'umanità. Certi Certo. geni, quando sono arrivati e sono arrivati a certe vette dello spirito, parlo di Dante Alighieri, parlo di Pushkin, parlo di Tolstoi, parlo di Chekhov, parlo di Osip Mandelštam, che secondo me è un grandissimo poeta russo che non tutti conoscono, ma che invito a leggere. Insomma, quando si arriva a queste rivette dello spirito sono un patrimonio di tutti, non c'entra la nazionalità e Esattamente. non c'entrano assolutamente le varie idee locali, diciamo. Ci sono la cultura è un bene di tutti. Pushkin conosceva il francese come un francese, cioè Anche l'italiano, amava anche l'Italia, l'italiano. Parlava l'italiano perché c'è un passo bellissimo dove lui si immagina a Venezia e che anche quello mi sembra sia venuto bene nella traduzione perché mi sono proprio immedesimato in questa situazione dove lui che amava, non è mai venuto in Italia, ma amava l'Italia, amava Certo, Byron all'inverosimile, cioè era un cosmopolita, sono certe quindi sì, sono cose parole bellissime. veramente d'oro che sottoscrivo anch'io. La cultura appartiene a tutti, quindi in un periodo in cui spesso cercano di oscurarne una parte o insomma censurarla, se vogliamo, è un danno che si fa al È mondo intero. Quindi io un danno che ringrazio. si fa a tutti, è un danno che si fa alla collettività. Chi censura la cultura fa un danno alla collettività, Quindi perché sì. questi spiriti, censurare la cultura vuol dire censurare lo spirito umano, e questo è Infatti, veramente sono la. d'accordo. Quindi ecco, amici, come vi dico sempre, noi facciamo il contrario, leggiamo sempre di più, leggiamo Io ve lo faccio vedere ancora. Eugenio Eugenio Onegin, Onegin. tradotto questa volta con in rima di Mario Ferrari, il libro che abbiamo visto. Grazie mille, Mario, e Grazie, rimaniamo in grazie a voi, contatto. grazie ai telespettatori, grazie a lei di tutto e speriamo alla prossima, insomma, Speriamo ecco. alla prossima, certo ci aggiorniamo e magari continueremo Grazie. questo, sicuramente queste chiacchierate su Pushkin che avete capito è troppo troppo importante per non conoscerlo. Quindi grazie mille Mario Ferrari e a prestissimo. Grazie. Buone cose, grazie, buona serata a tutti, grazie.